Ben ritrovati sul canale d'Animaggio. Siamo ritornati qua con un'altra sfida della giornata di Serie A, gara tra Empoli e Juventus. Daniele ovviamente utilizzerà la Juventus sempre a FIFA 16. In questa ricostruzione abbiamo deciso di registrare la partita e non trasmetterla in live, questa e probabilmente anche le altre partite, per via di una qualità veramente molto pessima nel fare le live. Le live purtroppo vengono streamate a volte bene e a volte male, di conseguenza preferiamo registrare la partita per cercare di garantirvi un servizio sicuramente migliore e una partita più godibile. Ci metteremo solo più tempo a caricare il video, però chi se ne frega. Skorupski in porta per l'Empoli, Costa, Tonelli, Laurini, Maiello, Rui, Zielinski, Buchel, Saponara, Pucciarelli e Maccarone. Questa è la formazione dell'Empoli. Stiamo sempre utilizzando il match day live di FIFA 16. Adesso andiamo a vedere il 4-3-3 di Allegri. Questa formazione dovrebbe scendere in campo per la Juventus quest'oggi alle 15. Buffon, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Alessandro, Pogba, Marchisio, Khedira e il tridente di attacco composto da Cuadrado, Mandžukić e Morata. Questa è la formazione della Juventus. Dunque andiamo ad iniziare questa partita, questa ricostruzione tra Empoli e Juventus qua sul canale di Daniele, primo canale di Daniele, canale d'Animaggio. Vediamo l'arbitro, e Filippo Giacoletti, altro arbitro che non esiste. Partiti, batte l'Empoli con Maccarone, Juventus che è costretta a vincere per cercare di continuare a inseguire le avversarie che vanno davvero forte, ma è soprattutto la Juventus che ha rallentato mostruosamente rispetto all'anno scorso. Subito l'Empoli che gioca bene, il pallone per Rui, mette in mezzo Barzagli. Ricordiamo che manca Bonucci in questa partita, almeno per quanto riguarda i giocatori che ci dà disponibili il match day live di FIFA. Pallone indietro per Laurini, il tiro deviato, tocco indietro di Lichtsteiner a favore di Buffon che allontana, colpo di testa di Mandžukić, forse ce la fallo qua. Calcio di punizione per l'Empoli. Palla battuta in area di rigore. Cuadrado, Morata, prova Morata con la sua velocità, attenzione Alvaro Morata, ha dovuto solo Morata, grandissima velocità, ma ancora Morata in un ruolo che Allegri gli richiede molto sacrificio. Con questo italiano la Trapattoni, attenzione, grande azione di Morata che si libera dei due giocatori, ancora Morata, nessuno lo chiude. Arriva poi questa chiusura da parte di Zielinski che non si sa chi sia. Pogba, Saponara, 14esimo minuto, 0-0 tra Empoli e Juventus. Juventus che arriva dal partita vinta per 2-1 contro il Torino. Mamma mia che tiro di merda. Buffon può stare veramente sereno. Alessandro, Pogba, Khedira, porta avanti elegantemente il pallone, poi c'è un brutto fallo per questo giocatore. Khedira viene ammonito, ammonito il giocatore dell'Empoli. Zielinski viene a battere Barzagli. Khedira, ricordo a tutti che trovate la live finita poco fa, nel momento in cui registriamo questa partita, è circa due ore prima della gara della Juventus, l'altra live che abbiamo fatto. Attenzione alla Juventus, il pallone di per Shurutsky, impronunciabile il nome di questo portiere che era uno dei portieri della Roma qualche tempo fa. Fallo qua su Mandžukić. Ricordiamo, stavamo dicendo che appunto trovate la live di Roma-Lazio e Torino-Inter. Calcio di punizione per la Juventus, l'arbitro va a far mettere la barriera, ma siamo veramente lontani dalla porta di Spurski, non si riesce a pronunciare. Tra l'altro gli spruzza quasi sulle scarpe lo spray. Attenzione, Pogba proverà da qui. Pogba, attenzione, prova il tiro, alto, è veramente difficile segnare da lì. Paul Pogba ci ha provato, la rimessa dal fondo del portiere dell'Empoli. Zielinski, le nostre ricostruzioni sono finite Torino-Inter 0-0 e Roma-Lazio, il derby che sarà alle 15, partita attesissima.
2-0 per la Lazio, ma Daniele aveva la Roma, ha giocato veramente male. Attenzione al contropiede della Juventus, Marchisio in area di rigore, Marchisio, vediamo cosa fa Marchisio, la mette in mezzo, incredibile di quanto esce la palla, mamma mia, che occasione per la Juventus, quel brutto fallo su Khedira di Zielinski. 32esimo, la Juventus ha avuto l'occasione del vantaggio, ma come al solito la squadra di Allegri crea ma sbaglia clamorosamente. Incredibile l'errore sotto porta di Marchisio, che poteva anche tirare a quel punto. Tonelli, la palla è per Maiello, Saponara si gira bene, il pallone per Laurini per Saponara, esce Chiellini, riparte la Juventus. Mandžukić, attenzione Mandžukić, fa tutto da solo ancora Mandžukić, la tocca dentro, Cuadrado in posizione regolare, attenzione Cuadrado, Cuadrado la mette in mezzo, l'uscita di Spruski, e poi c'è calcio di punizione per l'Empoli. Incredibile occasione anche qua per la Juventus, niente da fare. Il rinvio dell'Empoli, palla a centrocampo, il colpo di testa, la palla è per Pogba, fallo su Pogba, calcio di punizione, partita che nella quale si stanno commettendo una miriade di falli. Chiellini, Pogba, Marchisio, niente da fare, Buschel, palla dentro, Maccarone, Saponara, Pucciarelli, poi Zielinski, il giocatore ammonito poco fa. Chiellini mette fuori malissimo, attenzione Buffon, ma c'era calcio di punizione per l'Empoli, attenzione, incredibile, calcio di punizione al limite, viene a battere questa finta e poi bello schema, ma il tiro è una fetecchia infernale. Calcio d'angolo, era stata deviata, occasioni su occasioni adesso per l'Empoli, attenzione Buffon, deve allontanare, rimessa in mezzo, Barzagli, in qualche modo la Juventus rimette fuori e c'è ancora punizione, ancora punizione, ancora per l'Empoli, Rui viene a battere lui, Rui in mezzo, la palla messa fuori e la Juventus chiude in difesa questo primo tempo, inaspettatamente, Laurini, palla dentro, deve uscire Buffon, che miracolo, sulla conclusione di Maccarone, grandissima parata di Buffon. Ancora calcio d'angolo per l'Empoli, messa fuori da Pogba, Morata, Mario Rui, Tonelli, tiro deviato da Chiellini, Buffon poi va a un rinvio orribile, ma finisce il primo tempo, 0-0 tra Empoli e Juventus, una Juventus che però sta facendo una fatica infernale, soprattutto a far gol, non riesce la squadra di Allegri a segnare, entra Dybala, facciamo uscire proprio Khedira e arretriamo Cuadrado, Morata lo mettiamo dall'altra parte, vediamo cosa succede in questa maniera, cambio quindi per la Juventus, entra Dybala, Paolo Dybala per Khedira e Cuadrado viene arretrato a centrocampista. Partiti con il secondo tempo, la Juventus prova subito con Paul Pogba, sempre lui, attenzione Pogba, giocatore di un'altra levatura, ma viene fermato Tonelli, Laurini, Buschel de culo, mamma mia queste battute pessime me le scrive Daniele, attenzione perché la palla sembra essere buona, Maiello, chiuso da Barzagli, ancora Maiello dentro, Alessandro e poi c'era però fuorigioco per l'Empoli, viene a battere Buffon che ha dovuto fare una grande parata a fine primo tempo, pallone per Costa, la tocca a favore di Saponara e poi Pucciarelli, riparte la Juventus con Dybala, Zielinski, Costa, Mario Rui, Costa, Maiello, l'Empoli fa un super possesso palla anche qua, la conclusione è alta,
con collusione alta di Maccarone. Intanto sostituzione per l'Empoli. Se non abbiamo sentito male, Pucciarelli, deve uscire Buffon. Mamma mia che errori da parte della Juventus, che adesso prova. Intanto entra Micke di Lizze e Paredes. Grandissima azione di Dybala che mette in mezzo, anticipato da Tonelli. Mandžukić, calcio d'angolo per la Juventus, angolo che viene battuto da Cuadrado. Attenzione, l'uscita ancora del portiere dell'Empoli. Arriva Alexandro che la tocca dentro, Pogba, buona per Morata che si gira, incredibile cosa sbaglia Morata. Un altro tiro dal limite, la palla non vuole entrare e la palla va di pochissimo fuori alla sinistra del portiere dell'Empoli. Tonelli, Buschel, Mario Rui, Buschel, ancora lui, palla in avanti, il pallone per Mario Rui, ancora Mario Rui, Paredes, Zielinski, Saponara, il tiro viene deviato, Chiellini, poi la palla sembra essere buona, prova a ripartire la Juventus, Dybala, Mandžukić, Marchisio, e poi Mandžukić, attenzione perché sta partendo Dybala, l'ha visto Mandžukić, ancora Dybala, Dybala, questa volta crossa prima, il colpo di testa è di Costa, in calcio d'angolo ancora la Juventus che sta cercando il tutto per vincere questa partita. Viene a battere Cuadrado dentro, la palla di Mo fuori, calcio d'angolo, cioè rimessa, scusate, laterale per la Juventus. Cuadrado mette in mezzo questo pallone, deve uscire Spruschi, poi la palla sembra essere buona, ancora la Juventus con Dybala che tira alto, ancora Dybala, niente da fare. 77esimo, sempre 0-0 tra Empoli e Juventus. Laurini indietro a Spruschi, attenzione a Spruschi che rischia qualcosa, ma la tocca a favore di Costa, non sbaglia nulla l'Empoli. Lichtsteiner, Barzagli, Pogba, la Juventus prova in questo finale di gara a vincere la partita. Pogba, Pogba fa tutto da solo, la tocca dentro a favore di Dybala, Dybala riesce, Laurini lo chiude, riparte bene l'Empoli. Livaia per Saponara, attenzione Saponara, deve uscire Buffon, poi rientra Saponara dietro, che occasione per l'Empoli. Rui, Zielinski, Mario Rui, Mario Rui, tiro deviato, calcio d'angolo per l'Empoli, ma la Juventus sta rischiando. 89esimo, Dybala, calcio d'angolo battuto malissimo, Rui riapre, palla di nuovo in area, deviata, Buffon, però c'era fuori gioco, c'era fuori gioco, ma grandissimo intervento di Buffon di nuovo, grandissima parata di Buffon. 3 minuti di recupero, prova tutto la Juventus, Cuadrado, tutti in avanti, dice Allegri, o almeno quello che sembrava essere Allegri, la palla dentro per Mandžukić, Tonelli lo chiude, ancora l'Empoli con Zielinski, l'Empoli prova, dall'altra parte Zielinski fa tutto da solo, palla dentro, esce Buffon anticipato da Barzagli, Cuadrado, no Marchisio, finisce la partita, 0-0, bruttissima gara da parte di Daniele della Juventus, che non è riuscita a trovare la via del gol. Ci fermiamo qua, questa era la ricostruzione di Empoli-Juventus, gara che anche qua non crediamo finirà in questa maniera. Daniele sta giocando veramente male a FIFA, c'è anche da dire che a livello campione non è facile vincere le gare, anche con queste squadre le gare sono tutte molto complicate. Ci fermiamo qua per il momento e ci ritroviamo presto sul canale Danimaggio. Un saluto a tutti dal vostro Bruno Longhi, buon calcio a tutti!